Mushi Mushi Serie 2 Serie 3 Tante novità. Se l'abbiamo fatta, abbiamo tantissime novità su Mushi Mushi. Tantissime. Ma proprio tante. Guarda il nostro tavolo di unboxing. E dobbiamo fare tutta la canzone obbligatoriamente. Gli Mushi Mushi, soprattutto in America, hanno avuto un successo incredibile. Molto smushy. La serie 2 è arrivata in Italia, ma in giro per il mondo sono uscite un sacco di altre cose. E quindi faremo un super unboxing. Della serie 1 ci mancavano i besties, i migliori amici, in versione blind bag. Della serie 2 i nuovi Donut Donuts. Brava Ale, è uno scioglilingua incredibile. Ma si inventano delle paroline fantastiche. Sempre della serie 2 apriremo gli Yolo Frolo che cambiano colore. E della serie 2 non potevamo farci sfuggire questo fantastico pranzetto. La collezione Bentos. Poi arriviamo alla serie 3, gelati. Golosa direi. La serie Creamery. E poi la chiccona, ragazzi. Sono appena usciti, sono gli Smushy Mushy Baby. Qua è la serie 1, perché probabilmente faranno tutta una serie dedicata ai baby. E in questo biberonzo, che sembra pieno di latte, ma non è così, ragazzi, c'è un baby. Oh, ma bellissimo il biberonzo, già. Siccome gli Smushy Mushy stanno diventando una famiglia veramente enorme, vi lasciamo il link al sito web ufficiale, che è fatto molto molto bene, perché è diviso per serie 1, 2, 3 e i babies. E già da qui potete vedere quello che iniziamo ad aprire, ovvero i besties, i migliori amici, che sono divisi in Bakies, cioè cosine di pasticceria molto buone, i Munchies, che sono gli snacks. Io un Bakies e io un Munchies. Facciamo quelli che tastano nel blind bag. È un'arte, ragazzi, non è semplice. Ma secondo me qua è semplice. Io non vorrei dirlo, ma ho il super raro all'interno. No, vabbè, sì, sai già che è super raro. Ma perché sento due strati e il marshmallow all'interno, Ale? Buttati, Ale, cosa potrebbe essere? Mela caramellata. Ma perché no? Ce la faremo. Aprirlo. Sì, ce la fa. Oh, Ale, che sì, è l'ultra raro. Guardalo, che carino. Sai che avevo il dubbio. Cos'è? Avrei detto anche il sushi. Infatti è lui. Sì. Shaya Sushi. Shaya Sushi si chiama. È sbagliato, è difficilissimo. No, ho sbagliato. È Shaya Sushi. Sushi, non sushi. Sushi. Guarda il mio, che carino, Ale. Più facile da pronunciare. Si chiama Samira Smore. È molto kawaii. Guarda che occhietti. Deliziosi. Sì, questi due strati di biscotto. Poi abbiamo il cioccolato, il marshmallow. Non ho mai mangiato una cosa così buonosa. Ma deve essere super. Ovviamente sono squishy, ma essendo piccolini, su questi non facciamo la nostra gara di Slow Rising, perché sono proprio velocissimi a riprendersi. Profumo, direi quello ciliegioso, sempre della serie 1, Smushy Mushy. Io ho anche la catenella, tu? Sì, anch'io, l'ho lasciata nella bag. Eccola qua. Così si può appendere. Esatto, possiamo portare indietro con noi, indietro, proprio dietro di noi, il nostro Smushy Mushy. Donuts, donuts! Il mio gusto cioccolato, Ale. Il mio vaniglioso. All'interno troveremo uno smushy animaletto, uno sticker, una mini bottiglietta, un migliore amico, un name tag e la bottiglia con lo smushy. Cioè proprio questa, che è lo stesso ordine di cose che abbiamo trovato nella serie 1. Andiamo a cipollarli, Ale, guarda qua. Chiedo l'ausilio delle forbici. Vai con l'aiuto delle forbici, mi ricordavo bene, aprire gli smushy mushy è piuttosto complicato. Che carino. Oh, abbiamo tutti e due una confezione di latte. Il mio è proprio il cioccolato. Il mio è proprio la vaniglia. Guarda, ci sono dei musetti che ci guardano. Il mio è bianco, il tuo com'è? Il mio è nero e bianco. Sì, carino. Sempre molto simpatiche le confezioni. Ma andiamo a svitare e vedere cosa c'è all'interno. Iniziamo dal piccolino contenitore. Il mio alla fragola. Sì, il mio cioccoloso. E come l'altra volta troviamo due catenelle per appendere i nostri smushy mushy. Ma andiamo subito al nostro cucciolo, perché già si vede la pecorella. Oh, che tenerezza. È tenerissima, ragazzi, è tutta foffosa. Guarda, io adoro le puzzole. Ale, ma tu sei quella della puzzola. Sì. Come i pezzi delle Lost Surprise. Hai trovato un'altra puzzola. È bellissima. Che delizia, fammi squisciare. Smushy mushy, fammi smusciare. Sono morbidini. Gonfio. Sì, poi hanno questa dimensione da mano, gli smushy mushy, che viene perfetta. È candida candida, tutta bianca. E sopra arriva con una bella ciambella, hai visto? Ripiena di qualcosa di rosa, secondo me mirtillo. Sì, la mia puzzolina invece, guarda che bella codina che arriva fin su. È deliziosa, guarda come sale su bene. Bella, però è proprio una pallina. In testa un pasticcino con la ciliegina. Io adoro le ciliegine. Quando la vedo nei pasticcini mi fiondo dritto dritto lì. Apriamo anche il migliore amico. Chi sarà? Punto di domanda. Vediamo. Ale. Ma io questa la conosco. No, quella non la conoscevo, la tua. La mia la conosco. Guarda. Oh, ti ricordi di Danana Banana? Banana. È proprio
proprio lei, la banana split. Split, 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 split. Aspetta che ti alzo il ciuffo, Ale. Sì. Sei una mela caramellata. Una che delizia. Ma andiamo sul booklet a cercare i nomi e le conferme delle amicizie. Lei si chiama la Bella Lamb. È un agnellino. Agnellino piccolo. E la sua amica è Dalana Banana, come si conferma. Lui è Scout Skunk. La puzzola. Sì. E la sua amichetta si chiama Candy Apple. Proprio come il cartone. Sì. Non abbiamo trovato l'ultra raro Celly Chick. No. Fateci sapere, ragazzi, se siete così fortunati qua giù nei commenti di trovarlo. O meglio di trovarla, perché si sa, è una pulcina. E guarda la tenerezza di carica. Io la vorrei trovare. Sì, diteci bellissima. Se l'avete trovata, avete infilzato la ciambella nel corno, ragazzi. C'è scritto 9 profumi, quindi noi proviamo. Ale, stai usando una puzzola? Sì, effettivamente è pericoloso. Io invece un dolce agnellino. Ha un buon profumo, un buon profumo, secondo me. Però sempre sul ciliegioso. Per sicurezza sono apparsi quelli della serie 1 che abbiamo aperto. Facciamo un confronto col maialino e l'unicorno. Infatti è un po' diverso. Questo è ancora più fruttoso, sì, secondo più me, rispetto a quello di prima. Anche se nel tempo va detto un po' di profumo se ne smusciva. Io dicevo più fruttoso, Ale, ma in realtà la serie 1 sarebbe il fruttoso. Sì. E qua dovrebbe sapere di panna e cioccolato. Ma perché mi sento fruttoso? Infine, non dimentichiamo in fondo alla scatola il name tag per scriverci il nome. E infinissimo, ragazzi, c'è lo sticker proprio in fondo. Belli, guarda che carini. Anche gli sticker sono bellissimi. E così, come sul retro del booklet, bella idea della prima serie, c'era una ricetta, ad esempio, su questi qua degli Frozen. Qua invece c'è il classico giochino origami, apri chiudi, apri chiudi, chissà dove arriverai alla fine dell'apri chiudi. E infine la Slow Rising Challenge, gli daremo una facciata come nel nostro video precedente, vedremo chi risale per ultimo. Lo schiacciamo e al 3 lo rilasciamo. Va bene, vai. Concentrati, 1, 2, 3. Oh, vai agnellino, guardalo che carino, vai, 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 vai. Sì, sì, ha stravinto. Ha vinto l'agnellino. Mua, bravo, io lo provo. Vai, ci polliamo, perfetto. A me servono già, ce l'hai fatta, sì. Ale. Vedo rosa. E io vedo bianco, guarda. Eccoci qua. La confezione è la stessa dei Frozen Delight della serie precedente. Io ho un gusto very cherry, guarda quanto sono ciliegioso. Sì. Io sono cotton candy, zucchero filato. Si vede, sei rosa. Svitata di coppia. E qua troviamo, hai già trovato, Ale? Sì, io no, non ce l'ho con catenine. Ma il mio bicchierino. E qui Ale, il bambino. Che bello. Guarda che delizia. Hai trovato l'unicorno. Io li sento più morbidi questi, li sento spugnosi, sì, quasi. Sì, è vero. No? Sì, riducono. Sarà l'effetto niente. Frolo, si riducono in niente. Guarda qua. Sì. Guarda, wow, la criniera, la codina. Che bello. E il cornetto tipo ciuffetto di panna. Anch'io sono pannoso e poi sono ripieno di gelato di crema che mi cola. Novità qua sul retro, mi sa, viste le numerose imitazioni, mi hanno proprio scritto smushy mushy. Ma questa morbidezza chiama subito la Slow Rising Challenge. Vai con la facciata. 1, 2, 3. Oh, ha vinto l'unicorno. L'unicorno sta ancora gonfiando. No, fantastico. Bravo. Andiamo a scoprire l'amichetto. Quale sarà il migliore amico? Una banana split ma verde. Che carina. E io ho trovato lo zucchero filato. Guardalo, con sì, di carta con sopra quella nuvoletta. Sì, così fofosa e squisciosa. Io niente bottiglietta, neanche niente adesivo. Ma vale. Poverino. Ma non va. Io sì, guarda che carino. Oh, che carino l'adesivo. La mia si chiama Yolanda Unicorn e l'amico è Candy Cotton. La mia invece è Padma Panda e la sua amichetta è Penelope Plantain. Ho cercato su Google, Ale, un attimo adesso. Plantain è un tipo di banana molto verde tropicale. E sul retro gli smushy mushy ci hanno abituato a trovare un'attività creativa. In questo caso si va a cercare parole smusciose. Trova vanigliale. Veloce, hai 3 secondi. 1, 2, 3. È scaduto il tempo. Trova orange. Hai 3 secondi. 1, 2, 3. L'ho trovata. Brava, brava. Orange. Brava. Panda unicorno, Ale, erano anche nella prima serie. Eccoci qua. Ed erano Cassandra Panda e Udell Unicorn. Esatto. Infatti lo stampo, ragazzi, è proprio lo stesso. Cambiano i colori, ma soprattutto lei tattava in freezer. E allora andiamo in freezer. Via, tritti in cucina. Andiamo in freezer, ragazzi. Nella zona gelato. Mi sembra giusto. Vado a mettere i nostri amici. Vai. Click. E ora, come dice la ricetta, aspettiamo un paio di minuti. Ting. Ecco passato il tempo, ragazzi. Diamo un'occhiata.
E oltre ai nostri gelati troviamo gli Smushy Mushy, che hanno cambiato colore, sì! Il mio panda ha una crematura fucsia molto molto intensa. Vediamo cosa succede se ci spiccico sopra il dito. Vai, se assaggi occhio. Si vede. Hai visto? Proviamo con tutta la mano. Vediamo. Guarda. Variegato, variegato. Sì. Ma essendo ancora fresco, vedi che si scurisce ancora un pochino? Sì. Hai visto? Quindi posso giocare a cambiare colore, a vedere che si trasforma. No, bello. Mi piace. Resta morbido. Vai, da non confondere con una pallina di gelato. Si sta schiarendo la mia panna. È vero, basta. Ale. Era scurissima. Scusa quanto parli, Davide. Sì. Via, torna in freezer, subito. Vai, 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 vai. Dentro. Ting, è pronto, Ale. Vediamo. Eccolo qua, vedo blu. Qua. Sì, è lui. Ma è sensibilissimo, guarda, si schiarisce a vista d'occhio. All'istante, va detto che è molto caldo in questi giorni, però guarda come si schiarisce al volo. Aspetta che lo stimolo. Ta-da. Bianchissimo. Ta-da. Sapere ragazzi, se anche voi avete uno Smushy Mushy serie 2, magari un YOLO Frollo, e l'avete provato nel vostro freezer senza assaggiarlo. Quindi, tornati dalla cucina, è tempo di gelato. Vai Ale, ci puliamo. Tanto che tu con calma apri. Sì. Sull'etichetta appesa al gelato. Sì. Ci sono gli 8 nuovi pezzi da collezionare. Guarda quanti nuovi stampi della... Ti prego, c'è la ranocchia. Io la voglio. Sì. Il gelato è veramente una delizia, ti vengo quasi voglia di assaggiare. Svitata di coppia! Vai! Il tuo biglietto! Guarda! Mi guarda! Hai trovato il ranocchio, Ale! Non pensa! Dai un bacino, sai tu che arriva il principe? C'ho sticker! Dai, sì, è appiccicato! Sì. Eccolo qua! Guarda, il piede appucciato sul gelato! Sì, sta facendo la saltarella della coppetta. C'era anche il suo migliore amico, c'è il name tag all'interno, c'è anche la boccetta. Oh, che carino! È a forma di gelato! È così cute, piccolino! Con le catenelle dentro. Dentro l'interno, no, vabbè, ma il creamery è bellissimo! È bellissimo. Chi sarà l'amico misterioso di questa coniglietta? Adorabile, vediamo. Che hai trovato? La coppetta di gelato. Oh, effettivamente di... ci sta bene. Sticker. C'era nello sticker. Vai, io invece ho trovato. Sì. Ma che carino. Uno smoothie, hai visto? Sì. Cioccolatoso. Non resisto anche perché siamo pari, Ale. Facciamo la facciata. Vai. 1, 2, 3. Attenzione. Vai, sono molto coniglio, vicini. Coniglio, vai, coniglietta. Coniglietto. Sì, sta ancora slowrizando. E allora a questo punto dobbiamo sapere il tuo nome. Vediamo chi apre per primo il buco senza rovinarlo. Vai, Ale. Difficilissimo. Si chiama Rose Rabbit e il suo amico è Sarah Sunday. È un coniglietto ricoperto da gelato. Poi ci sono un sacco di confetti, un sacco di stelline, di cuoricini caramellosi, cioccolato sulle orecchiette. E per i curiosi degli stampi, lo stampo è proprio identico. Ovvero rispetto alla serie 1, che era questa, come vedete cambiano solamente i colori. La mia ranocchia invece si chiama Five Froggy. E il suo amico coppetto di gelato si chiama Wendy Buffer. Che bello. È una coppetta d'altronde. Con un buffer pazzesco lì. Ti dirò, da questo disegno mi aspettavo che una slinguazzata, sì. Ti dirò, però è molto caruccia, molto bello il verde e il gelato schiacciato qui sulla testa. Andiamo a sbirciare l'attività creativa sul retro e troviamo uno Smushy Mushy da poter piegare o rigamare e farci un tenero musetto. Bentos! Ho una certa fame, andiamo a farci un bel pranzetto. Il bello di questi pranzetti è che puoi già prendere l'animaletto che vuoi perché si vede tutto. Questo infatti si chiama Harper Hippo, quindi un ippopotamo. È vero, sembra un po' maialino, sì. Ma ragazzi, ta-ta, il nostro maialino Smushy Mushy, sì. Non è così, cambia. La sua migliore amica è Choco Mint. C'è anche Fifi Frosted Toast. Ha due amichetti, guarda che bello il vento. Sei più ricco perché devi mangiarlo. E c'è la mini bottiglietta per i migliori amici. Poi andremo a scoprire che cos'è questo. Uno sticker, non lo so, lo apriamo. Apertura di coppia, vai. Ma quanto grande è, Ale? È grandissimo. È gigantissimo. Se ne sta bello spaparanzato sopra una tazza di cereali e di latte strapiena. Prova a squisciarlo, Ale. Senti. Fantastico. La dimensione dei bento è veramente grandiosa. Con due mani. Devo provare anch'io. Attenzione. Wow. Guarda come sale bene. Dai. Eccoci. E il profumo è sempre ciliegioso. Prova. Sì, ciliegia. Ma vediamo cos'è questa cosa che gira, che è molto cartonosa. Ed è uno sticker. Also sweet. E qui abbiamo Fifi Frosted Toast. Poi abbiamo il booklet. Vediamo di aprirlo velocemente senza distruggerlo. E il name tag. Ecco qui Harper Hippo, Wanda Waffle e c'è Emma Eggy, che però non so cosa c'entra. Secondo me non c'è azzecca. No. Nella collezione c'è anche Libby Labby. Sopra un fantastico hamburger con patatine e gelato
cartone. E poi c'è anche Ridley Red Panda, un panda bello, rosso. Bello il panda rosso. Mm-hmm. L'abbiamo visto al parco zoo, nel nostro video sul parco zoo. E qui siamo al ristorante giapponese, il riso e sushi. E cosa si saranno inventati qui sul retro? Vediamo, occhio, Ale. Il cercaparola, devi cercare adorable, adorabile. Cerca, 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 cerca. Non lo so. Porta, porta, porta. L'ho trovato. Brava, eccolo qui. La scatolina è deliziosa per giocarci, ma anche per riporre, tatta, vedi, è fatto apposta, il nostro pranzetto. Smushy, smushy, baby. Non vedevo l'ora, Ale. È il packaging più bello, più grande, cicciottoso, più cute e delizioso dell'universo. Proviamo il latte che scompare. Vai, Ale. Guarda quanto latte. Così sembra pieno. Sì, e così non ce n'è più. Esatto, quasi sparisce tutto. Svitata di coppia. È un tappo gigante, ragazzi. Ale Ocho perde latte. Oh mamma. Oh mamma. Incredibile, ragazzi. Attenzione. Speriamo sia un difetto del nostro, ma è originalissimo, ragazzi. Ma il nostro perde latte. Il latte è anche sul sacchettino. Estraiamo, ragazzi. Sì, e qui all'interno. Ah, il segreto, il nostro baby. Che bello. E poi già questo biberon sarà carinissimo. No, ma c'è anche quello baby bellissimo. Piccolino. All'interno con due catenelle. Andiamo a sforbiciare, stando molto molto attenti. E all'interno che abbiamo trovato, Ale? Apriamo. Sono super curioso. Abbiamo bustina. Un'altra blind bag per l'amico. Il baby. Abbiamo trovato il coniglietto. È dolcissimo, sì. Ragazzi. Vediamo come smuscia. Occhio all'occhietto. Smuscia e squiscia molto lentamente. Da bravo coniglietto alla carotina sopra il pasticcino. Esatto. Che buono che è. Col ciuccio è ancora più buono. Sì. Qui al fiorellino. È delizioso il baby con questo copricapo coniglietto. Ma vediamo il suo amichetto. Sarà coniglietto pure lui, no? Eccolo, vediamo, è rosa. Guarda, sì. Coniglietto, è super cute, è dolcissimo. A questo punto andiamo nel sacchettino, perché nel sacchettino c'era il booklet. Ci parlano di un nuovo profumo, il profumo da bebè. Prova a sentire. Prova a sentire tu. A me sembra sempre simile. Smushy mushy. E per fortuna non è profumo di bebè, Ale. Abbiamo trovato Bubu Bunny e Cutsy Cotton Tail. Trovano dei nomi veramente sempre smushy lingua, è delizioso. Si vede bene dal disegno, ma adesso guardando bene si vede bene anche dallo squishy. C'è una cucitura perché sono i loro amici peluche, sì. Quindi i loro compagni di nanna. Ti dirò, io puntavo la puzzolina. La un po' per fare il trittico delle puzzole, ma guarda che carina quella puzzola. Col fiocchetto rosso, fluffy frufru, adorabile. E sul retro del booklet cosa si saranno inventati? Dati, signori, smushy mushy, sei pronta? Vediamo. Ed è il certificato. Si certifica che questo baby è nato nella data del video di oggi, ragazzi, sul canale GBR a Davide e Ale. Qual è il suo primo gioco, qual è la sua prima pappa, il colore preferito e un sacco di altre informazioni. Il difficile, Ale, ora è scegliere qual è lo smushy mushy preferito del giorno. Io lo so. Vai. A me piace la puzzolina. Sì. Ma insieme... uno? Sì, ma insieme all'amico preferito. Ah, ok. Io farei la puzzolina. Sì. Insieme alla coppetta gelata. È molto carina. Sì. Io mi butto sul panda perché cambia colore ed è molto molto carino. E se devo buttarmi su un amico, mi butto sul coniglietto perché pucciosetto, carino e peluscetto. Fateci sapere, ragazzi, nei commenti qual è il vostro smushy mushy preferito del video di oggi. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. Ciao.